È mattino molto presto qui nel parco del South Luangwa, in Zambia. Sono appena le 5:45, ma dall'altra sponda della laguna 9 ombre, piccole e grandi, già si intravedono attraverso gli alberi. Finalmente i pachidermi escono allo scoperto nella luce calda del primo mattino africano. Attraversano il fiume in secca, lungo la solita pista, ormai diventata un solco per i passaggi quotidiani. Arrivano sulla sponda opposta dove c'è un lodge. Eccoli invadere il giardino e all'ombra del grande albero di mango selvatico raccogliere con la proboscide i semi dei frutti già spolpati dai babuini. I turisti sono tenuti sotto controllo dallo staff del lodge. Gli elefanti appaiono all'improvviso con il loro passo lento e silenzioso. Nonostante la loro dimensione, infatti, questi animali sono capaci di muoversi senza fare il minimo rumore. Solo un leggero fruscio dei piedi sul pavimento lucidato e qualche rumble, suoni profondi che rimbombano nell'immensa cassa toracica. Quando 10 anni fa i nuovi proprietari decisero di ricostruire il preesistente lodge, erano a conoscenza del passaggio degli elefanti attraverso l'area della reception allora aperta. Alcuni esperti gli avevano garantito che, chiudendola con un tetto di paglia, i pachidermi avrebbero sicuramente cambiato direzione, perché non sono a proprio agio in un ambiente chiuso. Evidentemente non si è mai troppo esperti. Alcuni vecchi clienti ricordano che già nei primi anni 70 hanno assistito al passaggio del branco. Questo vuol dire che l'attuale matriarca, Wonky Tusk, Zanna Storta, era allora poco più di un cucciolo. Ma come si spiega il comportamento di questo branco? Il primo elemento che permette agli elefanti di tornare in determinati luoghi è la loro ormai leggendaria memoria, che non solo li riporta in un preciso punto come può essere un albero da frutta, ma anche di ricordare il periodo della maturazione dei frutti. Di solito i singoli gruppi familiari scelgono un determinato albero come propria fonte di approvvigionamento esclusiva, accessibile da piste che vengono usate unicamente da quel particolare branco. Tornano diverse volte al giorno al lodge, senza lasciare traccia, a parte qualche zecca gigante come questa. E spariscono nella laguna sempre senza far rumore. Beh, a parte quelli dovuti a eccessivi sforzi.